Gentili telespettatori, direttamente dal chiostro di San Giorgio in Reggio Calabria verrà presentato il libro di Giuseppe Gangemi, Parole del Sud. L'introduzione è riservata al professore De Girolamo. Buonasera. Buonasera, io sono delegato a presentare il testo di Giuseppe Gangemi. Appunto vorrei sottolineare il concetto di testo. Quindi ho fatto una lettura testuale, cioè che è avulsa a qualsiasi tipo di biografia. Ho fatto una sinossi e ho individuato in questo testo del Gangemi alcune cose molto importanti. Molto importante, per esempio, la prima cosa che ho individuato, ho dato un titolo a tutta l'intera conferenza, ho messo sul cancello le rose. Ora, il concetto di cancello è una cosa molto importante, come quello di vetro, come quello di limite, come direbbero i greci, di temenos. Ecco, il testo di Giuseppe, di Gangemi, si potrebbe dire che ha questa divaricazione netta tra il mondo del giardino, il mondo del locus amenus e il mondo della realtà. Cioè il suo testo oscilla continuamente tra il mondo della bellezza, dell'idillio e il mondo di una realtà a volte violenta, di una realtà che non è sempre quella del desiderio dell'autore. Quindi ho individuato a livello testuale la sacralità di un testo, un ricordo, una memoria su questo testo. Ecco, uno dei concetti fondamentali, testuali della poesia di Giuseppe Gangemi è proprio il concetto di luogo. Il luogo non solo è il luogo della memoria, ma il luogo di un idillio che è stato sciupato, che è stato violentato. Quindi vedo, ora vi dicevo delle cose a livello tematico, ho individuato anche delle strutture linguistiche, delle strutture testuali, stilistiche molto notevoli. Per esempio l'autore si sofferma tantissimo sull'enjambement, sul discorso ipotattico, ma non semplicemente in maniera arbitraria, ma ovviamente contestuale al significato, cioè l'elemento semantico, l'elemento del discorso, l'elemento della razionalità viene inserito all'interno di un discorso formale. Tutti sappiamo che l'enjambement crea un vortice del linguaggio, e quindi Giuseppe lo inserisce molto bene a livello stilistico per dare risalto a volte alle sue angosce, a volte alle sue paure, insomma, al senso di realtà che gli sfugge. Ecco, direi per concludere che la poesia del Gangemi oscilla continuamente in questo iato tra realtà attuale, che è la deiezione civile, insomma, e l'idillio antico, insomma, quindi il locus amenus di un luogo perduto che corrisponde con l'infanzia, e la realtà purtroppo esilica, marginale, nella quale si trova a vivere. Cioè il suo testo è anche una invocazione a una civiltà migliore, insomma, auspica a livello ipotetico un riscatto, io l'ho chiamato qui una resipiscenza della realtà che l'antica civiltà di questa civiltà dovrebbe recuperare. La dottoressa Borruto, presidente del CIS, Centro Internazionale Scrittori della Calabria, questa sera alla presentazione appunto del libro di Giuseppe Gangemi, Parole del Sud. Quali sono le iniziative che il CIS sta organizzato e qual è l'obiettivo che si pone? In tutti i modi, il CIS lavora tutto l'anno, quindi si interessa della cultura. La cultura è talmente vasta, quindi facciamo dei programmi
molto variegati, dalla presentazione del libro come questa sera, Parole del Sud di Giuseppe Gangemi, sia del teatro, della letteratura, delle tavole di filosofia, tavole rotonde di filosofia, di cinema, di arte, di architettura, cioè la gamma, diciamo, una gamma culturale molto di interesse molto vasta. Quindi lavora tutto l'anno, abbiamo avuto l'estate, ci proiettiamo fuori come questa sera al Chiostro San Giorgio al Corso, che siamo ospitati qui da circa 20 anni, quindi ricordiamo il Don Nuccio Santoro, Don Antonio Santoro, e d'estate siamo qua, diciamo, due mesi luglio e agosto e i primi di settembre, poi ci proiettiamo, diciamo, all'interno della Biblioteca Comunale De Nava o al Palazzo Corrado Alvaro, al museo, dove, diciamo, abbiamo la possibilità di poter svolgere l'attività culturale. Sì, è un'attività intensa, lavoriamo anche molto con le università, con ogni disciplina, diciamo, c'è lo specialista di ogni disciplina. Ecco, l'attenzione è rivolta anche ai nostri autori, come questa sera, come Giuseppe Gangemi, che è una personalità abbastanza poliedrica, scrittore, giornalista, poeta. Questa sera presenta un bel libro di poesia proprio dedicato al nostro sud, però, che parte dal nostro sud per, diciamo, per dare una chiave di lettura abbastanza vasta della società, della poesia, della letteratura, dell'antropologia, di tutto. Ecco, questa sera. Il CIS ha avuto una risonanza sicuramente a livello di popolazione, a livello di smuovere un pochettino le coscienze praticamente. Intanto quello che facciamo, che proponiamo, è un discorso culturale, umano, molto sentito, quindi già svolgiamo un'attività che noi crediamo nella cultura. La cultura è alla base di ogni convivenza umana, quindi il rapporto interpersonale, ecco, dando un discorso culturale e per sensibilizzare l'umanità, in questi casi per sensibilizzare la nostra gente, che la risposta c'è, indubbiamente la risposta alle nostre iniziative c'è, perché se pensa che noi facciamo dalle 3 alle 4 manifestazioni, anche di più a volte, alla settimana, quindi il pubblico risponde sempre, vuol dire che è interessato alle nostre proposte. E noi facciamo delle proposte anche, dicevo, tavole rotonde di filosofia, di medicina, tutto quello che ho detto prima. Quindi però che possa interessare proprio le persone. E la migliore risposta è proprio quella che lei vede anche questa sera. Ieri sera abbiamo avuto un incontro con lo scrittore Santo Gioffrè, ci doveva essere anche lo scrittore Gioacchino Criaco, ma per motivi, diciamo, personali, si trovava fuori dalla nostra regione, quindi probabilmente sarà per un altro, diciamo, per un'altra unità. Ecco, il nostro intento è quello proprio di, attraverso la cultura. Diceva Mandela che la cultura rende liberi. La cultura rende liberi. E la cultura proprio è prendere coscienza delle cose, di tutto ciò che ci circonda, della vita, di tutto, dell'attualità, del passato, del presente. E non vogliamo essere presuntuosi del futuro, perché la cultura è in ogni tempo, non ha tempo e spazio, e quindi per noi è importante questo, è vitale, direi è vitale. Poi ci sono delle iniziative molto belle,
al museo, perché abbiamo un direttore d'eccellenza che è il dottore Carmelo Malacrino, che svolge anche attività sia alla terrazza del museo che all'interno, oltre diciamo ad aver reso questo prezioso museo alla città e alla cultura tutta. Quindi non so, noi abbiamo l'attenzione, anche i nostri scrittori, dicevo, perché abbiamo molte voci poetiche e la scrittura, diciamo, in ogni campo, importante direi. Ci sono delle voci molto importanti e questa sera è la volta proprio di Giuseppe Gangemi. Ecco, questo io posso dire, potrei dire tante cose, perché durante l'anno è da 40 anni che facciamo attività, quindi l'attività è intensa su 365 giorni, penso che abbiamo pochi giorni, guardi, ci prendiamo un po' di giorni, andiamo un pochino in vacanza per modo di dire, dalla seconda decade di settembre e poi per ricominciare a ottobre e poi quei pochi giorni di Natale, ma altrimenti noi facciamo attività, ecco. Questa sera ad interpretare le poesie di Giuseppe Gangemi, due figure artistiche di rilievo che presentiamo. Allora, grazie per il di rilievo, perché non credo di meritarlo, ma comunque ci provo. Io sono Maria Spoto, faccio tutt'altro, perché sono insegnante di lettere, italiano e latino, e mi diletto anche di radio, cioè amo fare lo speaker radiofonico quando è possibile, e ho frequentato il Teatro Calabria. Questa è una cosa che ho in comune con il mio collega Fabrizio Barbuto, che invece è un attore veramente, veramente importante, che sta continuando nonostante adesso ne parlerà lui, comunque stia anche dedicandosi ad altro. Grazie mille a entrambi per l'introduzione, che non è del tutto meritata, devo dire, perché sono un attore modesto, insomma adesso mi sto dedicando ad altro, al giornalismo, però appena Rina mi ha proposto di fare questa lettura di poesie sono rimasto molto entusiasta, perché in tutti i progetti nei quali lei mi ha coinvolto mi sono sempre trovato a mio agio, perché ha uno spirito artistico notevole, e lo stesso spirito artistico notevole ho riscontrato in Giuseppe Gangemi e nei suoi scritti che ho il piacere di leggere questa sera, quindi penso che non ci sia altro da aggiungere al di là del mio entusiasmo, quindi grazie mille e a tra poco allora. Fra i relatori del libro di Giuseppe Gangemi, Parole del Sud, il professore di filosofia Francesco Idotta. Questo libro di Giuseppe Gangemi, edito da Città del Sole Edizioni, dal titolo Parole del Sud, è una raccolta poetica molto interessante, perché racchiude due elementi importanti: una dimensione collettiva, un quesito sul Sud, un'interrogazione potremmo dire profonda dell'autore sull'appartenere a questo luogo, e poi anche una dimensione più personale, come si confronta il poeta, la sua dimensione umana, con quella che è la società nella quale egli vive. Quindi questo binomio così profondo e importante rende quest'opera di grande interesse e anche necessaria, potremmo dire, perché una riflessione sull'io e quindi sulla collettività oggi è quanto mai... Tra i presenti alla serata anche Antonio Messineo, amico di vecchia data dell'autore Giuseppe Gangemi. Com'è nata questa amicizia con Giuseppe e un parere anche sulla sua poetica? Sì, buonasera. Diciamo, l'amicizia è nata molti anni fa, sempre sulla falsariga di questa passione per la poesia e per la letteratura. E diciamo, devo ringraziarlo perché mi omaggia sempre invitandomi a iniziative che lo riguardano, e anche iniziative, diciamo, di carattere culturale. Stasera presente il libro Giuseppe Gangemi, dal titolo veramente emblematico Parole del Sud. È emblematico perché richiama un po' la storia
del sud, la storia del mezzogiorno in modo particolare. E dentro le parole del sud ci sono anche, oltre all'aspetto storico, l'aspetto culturale e politico che ha visto un po' sia nel passato che nel presente un degrado progressivo del nostro mezzogiorno. E poi chiaramente la sua poesia spazia un po' su temi quali l'ambientalismo, quali i sentimenti legati ai luoghi dell'infanzia e anche richiamando una prospettiva di cambiamento della società. Certamente la poesia può essere di aiuto nel senso che può, come dire, porre un elemento di riflessione, un elemento di riflessione sulla condizione umana, sui rapporti sociali e sui rapporti umani che la società capitalistica, la società dei consumi ha sottratto quei sentimenti autentici che la poesia ancora riesce a conservare. Quindi Gangemi con le sue poesie ha voluto sottolineare questo aspetto, sottolineare l'aspetto di un passato che certamente non ritornerà, ma che dal passato può rappresentare un elemento, una prospettiva di cambiamento sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista dei rapporti umani, perché l'unica salvezza di questo mondo, di questa società è quello di riprodurre all'interno di un contesto attuale, riprodurre i rapporti sociali e i rapporti culturali legati all'interesse, alla passione per una prospettiva di cambiamento. E allora ci salutiamo ancora stavolta, grazie per essere intervenuti. Il tempo, diciamo, ci ha fatto un pochino... però è stato clemente, diciamolo pure. Ringrazio sempre Don Antonio Santoro che ci ospita da circa 20 anni, siamo qui durante l'estate. Desidero ringraziare il Telemento e RTV, dottore Pasquale Lazzaro. Ecco. Ieri sera siamo stati con lo scrittore Santo Gioffrè. Ci doveva essere anche Gioacchino Criacco, però si trovava a Milano, ha fatto del tutto per essere presente per motivi abbastanza seri, però l'avremo probabilmente in un'altra unità. E allora, questa sera siamo con Parole del Sud. Noi abbiamo un ciclo di mite e suggestione delle voci del Sud, del mondo, del sud, intitolato proprio da Antonio Pilomaglio, perché oltre il comitato scientifico. Quindi, e questa sera siamo qui, possiamo dire, a festeggiare il nostro caro amico Giuseppe Gangemi con Parole del Sud. Io devo ringraziare qui i relatori, il professore Giovanni De Girolamo, docente al liceo di lettere, critico d'arte e di letterario, al liceo di Firenze. Alberti, va bene, io dico liceo Alberti. E abbiamo anche il professore Francesco Idotta, che è docente di filosofia presso il liceo Sant'Eufemia d'Aspromonte, giusto? Enrico Fermi. Abbiamo qui con noi anche la dottoressa Rina Postolino, che è la direttrice del Teatro Calabria, fondato e diretto da compianto
poeta drammaturgo Rodolfo Chirico. E anche due allievi del Teatro Calabria, che è Fabrizio Maria Barbuto, che è giornalista anche di Libero, giusto? E Maria Spoto, insegnante e giornalista. Due belle voci. Poi desidero ringraziare qua Marie Antoinette Belcolea, Giusto Nocito, Stefano è stato inteso, no? Stefano Fava. Quindi a proposito dobbiamo ringraziare la stampa perché ci dà molta attenzione e questo noi veramente siamo veramente grati. E quindi tutti i comunicati si fa Stefano, quindi però ringraziamo tutta la stampa. Grazie. E allora io cedo subito il microfono per un saluto alla dottoressa Rina Costolino. Prego. Grazie, benvenuti a tutti. E il grazie doveroso logicamente alla dottoressa Borruto e un grazie particolare al caro amico Giuseppe Gangemi. Mi ha telefonato parlandomi di questa nuova pubblicazione di poesie sue e mi ha gentilmente chiesto due voci impostate. Ci sai chi legge le poesie? Bene, una gioia immensa, non vi dico. La gioia immensa di aver visto Piccolini qui presenti, Fabrizio, chiamo sempre Dolce Principe, devo pensare come si chiama, Fabrizio Maria Barbuto e Maria Spoto, che hanno accettato con anche loro con gioia, perché sono stati abituati da Piccolini alla poesia classica, alla poesia del professore Rodolfo Chirico. E ho sempre diretto con il professore Rodolfo Chirico la scuola di edizione ed arte drammatica, che sto tentando di portare avanti perché credo sia utile, interessante e non solo perché è il mio piacevolissimo mestiere. Io infatti insegno ortopedia e fonetica, per cui ringrazio sia all'università e al Teatro Calabria. Ringrazio il caro amico Giuseppe Gangemi, che è stato vicino ai momenti veramente tristi, terrificanti, e lì che quella A di amico diventa una A maiuscola. E sono qui con gioia anche perché i cari amici che conosciamo, il Francesco, il professore, e il nostro antico professore col suo accento fiorentino, però origine calabrese, non ce lo scordiamo professore. Per cui stretta in tante così menti eccelse, io vi ringrazio e porto soltanto il mio saluto perché le poesie lì sono a cura dei nostri giovani professionisti e noterete la loro impostazione vocalica e la loro preparazione nel saper porgere la parola e soprattutto il contenuto, stavo dicendo appunto, del nostro amico poeta ma anche critico letterario. Rodolfo Chirico apprezzava molto anche il taglio critico di Giuseppe Gangemi, le sue ricerche sul grande Costabile. Per cui ecco, il filo conduttore è il conduttore è senz'altro la gioia di stare assieme a voi, la gioia di ascoltare le nuove poesie di Giuseppe, e la gioia di poter anche ricordare, perché era sempre qui d'estate presente, anche se lui in maniera teatrale diceva andiamo alla catacomba, ecco perché, no, nel senso bonario, nel senso che quando fa veramente caldo qui trasuda il caldo, e allora si sedeva sempre in fondo per... Rodolfo Chirico, e in questo filo conduttore di gioia mi piace anche ricordare, quindi le poesie le ascolteremo dai nostri amici, gli altri amici,
il taglio critico. E io vi lascio con un saluto affettuosissimo di ringraziamento per tutti e nel ricordo di Rodolfo Chirico, quando appunto la poesia lui diceva solo brevi, sì, breve righe, e diceva così: più sei nudo, più sei e più puoi vedere è poesia, non essere poeta, sì poesia. Rodolfo Chirico. In questo augurio, grazie, in questo augurio che la poesia ci sostenga in questi periodi difficilissimi e ci dia sempre comunque questa speranza, ciò che ha scritto nelle sue nuove poesie il nostro Giuseppe Gangemi. In bocca al lupo sempre Giuseppe, grazie dell'invito e grazie al Centro Internazionale Scrittori Calabresi e la poesia del mondo comunque. Auguri a tutti, in bocca al lupo sempre. Ringraziamo la dottoressa Postorino e cediamo il microfono ai due lettori, quindi Maria Spoto e Fabrizio Maria Barbuto. La prima poesia che ho scelto è Omaggio a Franco Costabile. Sono nato tardi, Calabria, quando le prime ruspe abbattevano i bergamotti. Ed io mi vergognavo di indossare gli abiti di mio fratello. Il mare cominciava a sporcarsi e i nostri genitori si davano da fare per assicurarci un avvenire migliore. Sono nato tardi, Calabria, troppo tardi, per conoscerti povera e dignitosa, quando un pezzo di pane costava sudore e non sapeva ancora che ci si poteva arricchire senza lavoro, come facevano i gnuri. Che mettendo una croce su un foglio, tuo figlio non faceva il soldato e bastava pungersi il dito per essere temuti e rispettati. Sono nato tardi, troppo tardi per illudermi di un avvenire migliore. È bastato crescere un poco e guardarti meglio negli occhi per capire quello che volevi. Uno stipendio sicuro, dei bei vestiti e la tua foto su un manifesto elettorale. Come sei ridicola, Calabria, incollata a un muro di periferia, lacera e sbiadita, o dietro uno schermo a recitare parole vuote. Sono nato tardi, troppo tardi per chiedere che prendere un treno e scappare costituisca una soluzione o che sia solo colpa della politica. Così continuo a morire in questa stazione dismessa, presepe di cartapesta, deserto senza dune, luogo qualunque chiamato Calabria. Calabria, finirà questo lungo inverno fatto di noia e di apatia, di rabbia e di rassegnazione. Saranno le ali di un falco ad annunciare la primavera o sarà il fremito indignato della terra a destarti da questo lungo sonno? Quando si compirà il ritorno, il dolce zefiro diraderà le nubi e le tue colline si dipingeranno di verde. Cadranno le impalcature delle barbarie e getteremo le maschere per guardarci allo specchio e capire chi siamo. Finirà questa tristezza celata da sorrisi euforici, questa vana ostentazione di cose inutili. Usciremo nudi, senza vergogna, a nuotare in mari puliti e a ritrovare il coraggio e la dignità perduti. Nuovi germogli si leveranno dai tuoi alberi secolari e dei filosofi e poeti torneranno a celebrare la tua bellezza. Grazie. Allora, Parole del Sud, edito da Città del Sole.
diciamo qualcosa di Giuseppe Gangemi. Giuseppe Gangemi è nato a Reggio Calabria, non diciamo l'età, è redattore dei quaderni calabresi e di Lettere Meridiane. Collabora saltuariamente da molti anni a quotidiani e riviste regionali. Nel 2001 ha pubblicato la raccolta di racconti brevi, Racconti del 2000, e ha curato il saggio Negare la negazione, dello storico Nicola Zitara, pubblicato da Città del Sole Edizioni. La stessa casa editrice che nel 2009 ha edito la sua ultima raccolta di prosa, Versi e teatro Bacandra. Le sue ultime pubblicazioni in versi si ispirano al grande poeta, sì, già è stata letta la poesia, neorealista di Franco Castabile, di cui ha curato la voce su Wikipedia. Sia i versi che la prosa intendono ridare dignità al sud e a valorizzare la ricca e antica civiltà meridionale. E indubbiamente questo, fra tutti i libri che io ho letto di poesia, questo è un libro con uno sguardo molto dilatato, che fa a pugni anche con la morte, con il vuoto, è un discorso anche filosofico, e cerca di colmare tra contraddizioni, cerca di colmare questo vuoto, facendo capolino, dicevo anche a chi mi ha intervistato, facendo capolino ogni tanto il sogno, per dare dignità a tutto ciò che si è smarrito. Quindi uno sguardo molto dilatato della nostra terra, ma uno sguardo dilatato, dicevo, a tutto ciò che succede, diciamo, nel mondo. E allora io poi eventualmente dirò qualcosa dopo. Per il momento cedo subito il microfono, professore De Girolamo. Grazie a tutti. Ecco, come diceva la Rosisa, ha già esaurito l'elemento biografico di Giuseppe, che tutti conosciamo, insomma, come un artefice della cultura reggina, insomma. Comunque, al di là della biografia, mi vorrei soffermare soprattutto sulla testualità, il testo. Il testo, come vi dico anche, vi dico l'edizione, insomma, è uscito adesso, nell'edizione 2018, Parole del Sud, pubblicato da Città del Sole. Ecco, il testo, questo qui è un testo. Quindi, ho scritto una frase qui, scusate se ve la ripeto, di un poeta molto importante per il Novecento, Paul Valéry. Paul Valéry dice: in tutte le arti si dà una parte fisica, cioè la parte fisica è la testualità, il linguaggio, la poesia ovviamente è il linguaggio. Quindi stasera, nel mio breve intervento, vorrei soffermarmi soprattutto sugli elementi linguistici, sul linguaggio, sullo stile, e quindi cercare di analizzare questa testualità, questo elemento fisico del linguaggio, che è una componente ovviamente di stile, di retorica, ma anche di immagini. Ecco, per inciso vi vorrei far notare, perché vi invito a comprarlo, il testo per immagini, dicevo, per immagini, perché il testo evoca la parola, il testo evoca l'immagine. A livello linguistico sappiamo che la parola poetica implica l'elemento figurativo. Ecco, la campitura di questo elemento figurativo in Giuseppe è quella paesistica, ma per dir meglio impressionistica, che è un paesaggio idillico fondamentalmente legato all'infanzia, di un'infanzia edenica, un'infanzia perduta, insomma, poi ve lo faccio constatare anche tramite qualche lettura,
E quindi io ho fatto una sinossi, un'articolazione di lettura di questo testo, sia dal punto di vista semantico, come Giuseppe svolge i temi all'interno della testualità, sia di tipo retorico stilistico. Ecco, le due cose non sono separate in Giuseppe. Cioè gli elementi stilistici, gli elementi retorici sono quasi in simbiosi con l'elemento semantico. Per esempio, ora ecco, la leggo subito così in medias res, vi faccio notare questa poesia, che è una delle poesie più emblematiche del testo, che è tutta impostata su un elemento vorticoso, del vortice, insomma, dell'enjambement, dell'anafora, che non è per nulla arbitrario. Cioè cerca di focalizzare gli elementi stilistici, cercano di focalizzare una realtà, insomma. Lui gioca tantissimo, c'è uno iato, un intervallo notevole tra la realtà, appunto lui si autodefinisce realistico, però io ho individuato anche delle cose che non sono idealistiche, che vengono scavate a livello inconscio, per esempio il concetto di giardino, di un giardino perduto dell'infanzia, dell'Eden, dell'infanzia perduta. Ecco, vi leggo questa poesia che è emblematica. Signore, fa che piova sulle nostre terre arse, sulle nostre menti inariditi, che torni a scorrere impetuoso il torrente dell'intelligenza e travolga nel suo cammino l'ignoranza, la cattiveria, l'egoismo. Ecco, come potete notare dal punto di vista fonetico, ritmico, è tutta giocata sull'enjambement, ovviamente sugli elementi onomatopeici delle allitterazioni. Ecco, questo enjambement crea un vortice che si viene a stabilire tra gli elementi idillici dell'infanzia e gli elementi della, io l'ho definito, della deiezione, della realtà, insomma. Cioè la parola di Giuseppe è una parola che evoca la bellezza dell'infanzia come archetipo, come giardino della sua infanzia, ma come giardino in assoluto di una civiltà definitivamente o forse no perdusa. Quindi questo iato tra una perdita, un idillio. Quindi, cioè, io ho visto il tema centrale di questa poesia di Giuseppe, l'ho intitolato qui facendo questa mia sinossi, come sul cancello le rose. Cosa significa questo sul cancello le rose? Cioè il cancello è una separazione. Come si direbbe nella sacralità dei testi in greco, è il temenos. Cos'è il temenos? Il temenos era il limite che separava il tempio, che separava lo spazio laico dallo spazio della sacralità. Ecco, la sacralità è l'infanzia, la perdita, l'idillio, mentre la realtà, ovviamente, ci ho messo VS, come si fa a scuola, versus, è la realtà. Cioè, il conflitto, lo iato che si viene a stabilire tra questa realtà e l'infanzia perduta. Mi ricordava ovviamente il 28° canto del Purgatorio di Dante, dove appare Matelda, che è nel paradiso, nel Purgatorio di Dante, 28° canto. Matelda è l'emblema della prima gente, dell'innocenza, del paradiso. E Dante la vede oltre il cancello, oltre il limite, oltre il temenos. Quindi c'è l'idillio, c'è Matelda e fuori c'è la realtà. Quindi l'elemento edenico. Cos'era questo elemento edenico? È un paesaggio che in Giuseppe coincide, insomma, con, si diceva prima, con il giardino, che ha delle connotazioni liberty, cioè, perché tutti sappiamo che il re ha avuto una sua arte liberty ai primi del Novecento, insomma, quindi questi giardini riassumono per Sinetto che tutto quello che era l'ambiente
del Liberty dei primi del Novecento, la perdita di quel giardino, la perdita di quel giardino che una costante che ho notato a livello intertestuale in Giuseppe è il vetro. Il vetro, non so se lui l'ha fatto intenzionalmente o a livello inconscio, il vetro è una costante, continua a livello intertestuale, c'è questo vetro che separa quello che si diceva prima, la realtà dall'onirismo, come diceva la dottoressa Borruso, la realtà della deiezione, del rifiuto, come è il sogno, l'onirismo. Ecco, questo qui è una delle costanti del testo. E poi ho notato in tutte le poesie anche il concetto di epifania, delle rappresentazioni epifaniche che appaiono come figure, che potrebbero essere figure materne o figure inconsce di bellezza, eccetera. E subito dopo questa figura si riduce, si trasforma in una somiglianza. Ecco, per te, o al limite si riprenderà questo discorso, per concludere, per sintetizzare questa vicenda, poi vi leggo anche qualche altra poesia, questa vicenda testuale di Giuseppe, si potrebbe dire che il suo testo è una perdita, cioè dell'innocenza, della cosa, dell'infanzia perduta, della prima gente, direbbe Dante, ma in termini moderni è la perdita dell'aura. L'aura è quella che Benjamin, che dir si voglia, vede nella poesia moderna. Dice che la poesia moderna ha perso l'aura, il concetto della lontananza come vicinanza, il concetto del sacro come licet nunc, come qualcosa che ci avvicina. Ecco, questa perdita dell'aura, della bellezza, che è diventata anche perdita della dimora in senso romantico, perché quello di Giuseppe all'interno testuale è uno sguardo esilico, uno sguardo laterale alla realtà, non per questo ovviamente minore, uno sguardo esilico, che viene riassunto in questa parola tedesca che connota il luogo come spirito. Ecco, si diceva prima la Calabria, lui vede la Calabria come luogo e logos, il luogo dello spazio geografico è il logos in quanto linguaggio. Ecco, questa parola tedesca riassume un pochino quello che Giuseppe cerca e riesce a esemplare nel suo testo. L'Umwelt, dicono i tedeschi. Cos'è l'Umwelt? È il mondo, è la percezione del mondo nel quale l'organismo agisce e opera come soggetto. Ecco, lui riconosce questo luogo come percezione della sua soggettività. Quindi è la dimora perduta dai romantici, Goethe dice la perdita della dimora, ma l'Umwelt è la dimora che dovrà essere recuperata, e Giuseppe riesce nel suo testo a recuperare questa dimora, perché lui, soggetto, io, quello che dice io nella poesia, è organico all'ambiente, non è estraneo, non è allotrio all'ambiente, è in simbiose con l'ambiente nel quale vive. Quindi la poesia di Giuseppe si potrebbe definire come luogo dello spirito, come luogo dell'Umwelt, cioè dell'essere organici al luogo dove si vive. Insomma, al limite poi aggiungo qualche altra cosa, insomma, ora vorrei passare la parola alla... Grazie al professore De Girolamo, ecco, per questa chiave di lettura
che un pochino ha riportato, diciamo, all'origine del discorso dell'infanzia e poi eccetera eccetera. Poi il mio intervento lo farò dopo. E in tutti i modi grazie. E allora cediamo il microfono ai lettori, prego. Allora, ho scelto la poesia Nostalgia, e a questo punto pare che si riallacci al discorso appena fatto. Perché non so guardare un albero e dire che è un uomo? Come mai non provo più paura guardando la notte? E le stelle non mi commuovono più. Ho cancellato dal mio vocabolario la stranezza, la meraviglia, la magia. È rimasta solo la sofferenza. Voglio tornare bambino. Luna, stanotte ti sei vestita di rosso come per le grandi occasioni e mi sorridi maliziosa attraverso i vetri dell'auto. Ricordi il nostro incontro a Rugudi? La luce fioca illuminava il greto sassoso della Mendolea e le case abbandonate. Il fantasma di una giovane sposa riponeva con amore il suo corredo in un baule consumato dal tempo. Guardavo i suoi gesti misurati, il suo profilo divino e gli occhi da troppo tempo aridi piansero. Grazie, Luna, astro dimenticato, per questo spettacolo antico e divino. Adesso i nostri occhi si rivolgono altrove, ad un piccolo insignificante elettrodomestico, alla luce di un neon, ai fari di una macchina. Ma io voglio ancora ammirarti attraverso il tuo ultima volta, prima che arrivi il sole. Paesaggi lunari. Hai sentito la televisione? La NASA, per finanziarsi, organizza passeggiate nello spazio. Presto passeremo dal tabaccaio. Gentilmente, un biglietto per la Luna. Da bambino, la Luna mi sembrava lontana, irraggiungibile, come te. Adesso è oggetto qualunque, un viaggio senza avventura, il copione banale della nostra vita. Abbiamo perso tutto per strada. La fantasia, le speranze, il nostro amore. È Natale, ma sembra un giorno qualunque. Un uomo e una donna si baciano con passione su un manifesto pubblicitario. Grazie. È limite. Però ci sono... Poi vedremo, ci sono molte, molte contraddizioni e poi dirò, si affaccia il sogno, la nostalgia, si affaccia il sogno, ma si affaccia anche qualche altra cosa che lui cerca di superare con il sogno. Poi diremo, ascoltiamo adesso l'altro relatore, il professore Francesco Idotta. Buonasera a tutti, grazie a Giuseppe Gangemi per aver pensato a me in questa serata per parlare delle sue poesie, dei suoi versi che io lessi quasi fresche di stampa perché appena il libro è uscito mi trovavo in casa editrice e ho avuto subito tra le mani il suo libro che ho letto con grande interesse. E ho dato la cosa che mi ha colpito nel momento in cui ho letto questo testo è stato il livello sociale più che il livello intimo in una prima lettura, perché direi che questo testo può essere letto in queste due dimensioni, la dimensione sociale, politica e anche una dimensione personale, intima, come è già stato detto ed è stato sottolineato ampiamente da chi mi ha preceduto, che è una dimensione molto interessante proprio per alcuni degli aspetti che sono già stati citati. Io partirei per la mia breve relazione dal titolo Parole del Sud. Già il titolo di un'opera poetica in questo caso
rinchiude e racchiude quello che l'autore intende dire, quello di cui l'autore intende parlare. Innanzitutto parole e poi sud. È una dimensione quindi geografica già indicata dall'autore stesso nel momento in cui pone all'attenzione del lettore la sua anima attraverso i versi che ha scritto. Il sud in questo testo, a mio avviso, appare come un luogo distopico, quasi un universo privo di confini, ma nello stesso tempo limitato dalla definizione di chi cerca di dare una connotazione spazio-temporale alla parola, che fa parte sempre di questo titolo, ma è al plurale, quindi sono parole, non è una sola, ma sono tante, e quindi implica un divergente punto di vista, che è sia quello dell'autore sia quello del lettore in questo caso. Con quale periodo storico in modo particolare si confronta l'autore di questo testo? Inizialmente lui ce lo dice, c'è un periodo che è quello del neorealismo, ma ce n'è anche un altro, dal quale sembrerebbe che il neorealismo, potremmo dire, assume origine e quindi getta le sue radici, che è il periodo dell'Unità d'Italia, che ha dato al nostro sud, in modo particolare al sud dell'autore, una connotazione differente da quella che avrebbe potuto avere. Quindi c'è stata un'interferenza storica, ci sembra dire l'autore. Io non mi trovo d'accordo sulla sua interpretazione di quell'evento, ma questo non è importante ai fini dell'analisi del testo poetico di Giuseppe Gangemi, perché egli mette in evidenza effettivamente dei problemi di cui ancora noi oggi paghiamo le conseguenze, al di là di quella che è la lettura che di quel fenomeno storico si possa dare da un punto di vista appunto scientifico, parliamo appunto di storiografia, o da un punto di vista letterario, in questo caso poetico. La poesia ha un compito fondamentale, e Giuseppe Gangemi ce lo ricorda, che è quella di indurre a una riflessione, a una domanda, e quindi ad una interrogazione, potremmo dire, del lettore stesso, per non lasciare cadere nel dimenticatoio quello che ha determinato il nostro modo di essere. Di conseguenza è vero, come sottolineava il professore che mi ha preceduto, che c'è una dimensione inconscia in queste poesie e una, diciamo, una spinta emotiva inconscia da parte che porta l'autore a questa stesura particolare, a questa opera, ma c'è anche una spinta storica che nasce da un confronto che Giuseppe Gangemi ha fatto non solo con la storia in quanto tale, ma anche con la poesia di chi l'ha preceduto, e che si è confrontato con questi mali del territorio nel quale egli si trova a vivere. Quindi c'è una dimensione spaziale e temporale che l'autore indaga utilizzando il testo poetico. Avrebbe potuto scegliere un romanzo, oppure la via del romanzo, oppure avrebbe potuto scegliere la via del saggio o dell'articolo di giornale, cosa di cui Giuseppe Gangemi è padrone, potremmo dire, da un punto di vista letterario, ma ha scelto la poesia, che è un terreno molto complesso, forse più di tutti gli altri generi letterari, proprio perché mette a nudo, come si diceva prima, come citando anche Chirico, a me molto caro, mette a nudo proprio una dimensione che altre forme di letteratura non sono in grado di fare. Nel tempo collettivo di questo sud si inseriscono il tempo e lo spazio, quindi individuali, dentro i quali vive il poeta con le sue mancanze, le sue ansie e le sue paure. Gangemi mette proprio in campo queste mancanze, queste ansie e queste paure attraverso non solo una poesia intimistica, ma anche attraverso una poesia sociale, che è la dimensione forse che più di tutte lo avvicina a Costabile e ad altri grandi scrittori e poeti calabresi, che, di cui si sente l'eco in queste opere. In modo particolare, a pagina 76, La città che dorme,
Trascorro il tempo in una città che dorme. A volte mi illudo di essere al centro del mondo. Poi mi sveglio, mi accorgo di non esistere e affido al vento quelle quattro lettere strappate alla canicola. Questo è il senso forse più profondo, da quello che è il mio punto di vista, di questo libro. C'è una dimensione che porta chi vive in un luogo e non si confronta con gli altri luoghi a pensare che quello sia l'ombelico del mondo, la Delfi del mondo, no? Il centro, l'ombelico, il centro del mondo. Nel momento in cui però o attraverso il viaggio fisico o attraverso invece il viaggio culturale, intellettuale, si ridimensiona quell'essere, quell'io, potremmo dire, poetico, ecco che subentra una sorta di angoscia che però il poeta riesce a superare grazie al verso. Quindi la dimensione sociale della poesia, espressa a livello intimo, che riesce appunto a far sì che ciò che i mali introiettati dall'autore emergano trasformati come in una sorta di metamorfosi che non è distruttiva ma è costruttiva. Quindi questo è quello che io ho letto in questo testo. Ringrazio Giuseppe sia per averlo scritto sia per avermi dato la possibilità di parlarne. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Abbiamo ascoltato un'altra chiave di lettura col professore Francesco Idotta, e quindi che ha affrontato la seconda parte dal punto di vista prima della nostalgia dell'infanzia e dal punto di vista anche sociale, ecco, si allarga, si dilata, partendo proprio dal sud, diciamo, per dare una chiave di lettura più ampia. È sempre figlio della sua terra, no? D'altronde. E allora cediamo il microfono, prego. Allora, quest'altra poesia si intitola A mio padre. Mi sono nutrito della tua generosità e dei tuoi errori. Ho stemperato il carattere focoso, che era anche il tuo, nella bacinella dell'esperienza, senza poterti dire grazie. E forse non te lo avrei mai detto, anche se il tempo, impietosito, non avesse interrotto la tua sfortunata esistenza. Bastava solo lo sguardo per capirci. Il mio sentirmi diverso oggi è la prova della nostra eguaglianza. Approfitto di un momento di lucidità in una vita meno autentica per abbracciarti. Lo sai, non credo in Dio come tanti altri, ma sono sicuro che stai sentendo le mie mani. Come lo rivedo, come io rivedo i tuoi occhi, limpidi e azzurri come il mare, che amavi tanto. I tuoi sacrifici mi hanno dato un destino migliore e mille rimpianti. Un nuovo battesimo. Agli altri doni il tuo corpo, a me il desiderio di conoscere le insicurezze e la dolcezza del sorriso. Una sera d'agosto ho preso la tua mano stanca e ho aperto il giardino delle parole. Ci siamo rifugiati sotto le stelle a leggere poesie. Poi hai voluto scoprire il tuo corpo con lentezza, quasi una liturgia, e il sudore dei nostri corpi è stato un nuovo battesimo. Forse presto tornerai alla vita di sempre, alle discoteche, agli abiti firmati, ai ristoranti, al chiacchiericcio malevolo dei moralisti, ai falsi fidanzati su cui riversi la tua fame d'amore, e a consolare la tua solitudine rimarranno una poesia e il ricordo di una notte stellata. Come eravamo? Cosa eravamo? Cosa eravamo prima di diventare delle bestie feroci in uno zoo, dove un guardiano indifferente lancia un po' di cibo e se ne va? Prima di vendicare il sussidio all'assistente sociale o il lavoro precario al politico? Cosa eravamo prima di ostentare il rispetto e l'onore
prima di finire in galera o all'obitorio, prima che l'Europa ci chiamasse obiettivo 1, che la storia venisse cancellata e la dignità calpestata, prima che spargessero il veleno nei nostri campi e che le nostre coscienze si addormentassero. Cosa eravamo? Autobiografia. È amaro il risveglio. Sono stato un sognatore da giovane, uno stupido sognatore, un illuso, ma non rimpiango nulla. Vorrei sognare ancora, ma non ci riesco. Vorrei vedere le spiagge bianche che non ho mai visto e il mare blu, la mia bellezza divina e incosciente, i discorsi stupidi e inconcludenti. Al nord si vive meglio, il sud. Quando ci si prendeva a pugni per una parola di troppo e io ero follemente geloso, follemente insicuro. Le bestemmie sulla via Crucis, le incursioni notturne nei cimiteri in motocicletta, le corse per dimagrire, il viso ingenuo e fiducioso di una ragazza. Vorrei sognare di fare l'amore, di litigare, di piangere e di volere morire. Come un tempo, quando ero un sognatore. Vorrei almeno sognare di sognare, ma non ci riesco. Adesso ho pietà di questa gioventù senza sogni e di me. Grazie, grazie. Sì, adesso dobbiamo cedere a Giuseppe. Qualche parola devo dire, no, come Giuseppe, l'ho detta prima. Giuseppe, ci conosciamo da quasi circa 30 anni, quindi giovincello. È stato un compagno fedele quando, durante, diciamo, tutte le personalità che sono venute qua, il professore Piero Malli, che ha collaborato con noi 14 anni, quando aveva portato Giuseppe Petronio, Maria Luisa Spaziali, lui sempre presente, amico carissimo, devo dire, nei momenti più, diciamo, importanti, l'ho visto sempre vicino. Ecco, mi è apparso alla radio, alla mia trasmissione, tantissimi anni fa, 38 anni che faccio radio, poesia, musica, arte e cultura, e lui col senso critico, molto critico, e lui è uno studioso di filosofia, ma ha un filosofo, diciamo, un filosofo particolare, Derrida, e che cita pure anche nella poesia. Ecco, una persona, diciamo, semplice apparentemente, ma anche problematico, perché si vede dal, diciamo, questo riscontro sia dalla poesia. Io dicevo, un discorso poetico molto contraddittorio anche, e lo troviamo, io leggerò adesso dei versi dell'haiku, un haiku, e poi parlavo del sogno, come riempire questo vuoto. Qualcuno ha detto, mi sembra Francesco, ha parlato del vuoto di Rodolfo Chirico, del mancante Rodolfo Chirico, e questo vuoto con il quotidiano, con le maree, con le alte e basse maree del quotidiano, che si esorcizza la morte, perché la morte qui è presente, onnipresente, una compagna fedele. Lui dice questo. Il discorso che ha fatto, ecco, scusatemi, avevo messo il segno, però se riesco sempre, se riesco a trovarlo. Ecco. Nell'haiku dice: quando si è giovani si pensa al futuro. Signore, se esisti, fa che non venga il mattino. È un po' questo drammatico il discorso. Poi ritroviamo, ecco, che fa capolino,
Vorrei giocare anch'io con l'infinito, ma l'orizzonte del mare ti nasconde. Rimane solo un tenue bagliore ad annunciare l'inizio del sogno. Ecco, prima fa che venga il mattino e poi eccetera eccetera. E poi, ecco, già i ragazzi, i giovanotti qua hanno letto molto bene, e non mi voglio confrontare, ragazzi, io sono una lettrice di poesia, ma non mi voglio confrontare con voi. E dov'è? Oh, Dio santo. Rondine a primavera. Tornerò per dare la caccia alle lucertole, per nascondermi dietro un albero, come facevo da bambino. Salirò sul monte più alto per assaporare la solitudine degli anacoreti. Mi nutrerò di uva e di miele, di sale e di acqua. Il mio corpo sarà puro quando ascolterò il lamento delle vedove, le grida gioiose dei bambini. Abbraccerò gli amici di un tempo, cercando fra le fughe l'allegria dei giorni passati. Placherò la sete dei ricordi alla sorgente ove mia madre bagnava la ginestra, fingendo di non vedere i nostri baci. In mezzo alle siepe rivedrò i nostri volti, il vento mi riporterà le tue carezze. Mi illuderò per un istante che il tempo sia tornato a scorrere. Tornerà il rimpianto dei giorni lontani, quando la fame non ci faceva dormire e gli stracci ci coprivano di rabbia e di vergogna. Credimi, da allora nessun abito, nessuna donna hanno mitigato il freddo della mia solitudine. Avrei dovuto vivere o morire insieme a te, invece di una lunga agonia, invece di specchiarmi ogni mattina in una vetrina di lusso per convincermi di esistere. Tornerò, ma non temere, non cerco improbabili scintille d'amore nell'abbraccio consumato degli anni. Non voglio il tuo perdono, la tua commiserazione. Ho espiato vivendo la mia colpa. Arriverò in punta di piedi per non turbarti, per morire in compagnia di quello sguardo carico di odio e di amore. Quando ci diciamo addio senza parlare, ritornerò, anche se non ti ho mai lasciata, per camminare nei vicoli di notte, come un ladro, un assassino, un vigliacco, come un innamorato. Poi al mattino volerò intorno al tuo tetto, rondine di primavera. Ecco, diciamo, un sentimento così forte, diciamo, versi così lievi, vero, belli. Ecco, Giuseppone, io lo chiamo affettuosamente Giuseppone, caro amico, ecco, e qui, come alla Charles Baudelaire, come diceva Charles Baudelaire, il mio cuore messo a nudo. E troviamo, ecco, Giuseppe qui, i sentimenti forti, profondi, attaccata alla sua terra, con i grandi veramente, e critico anche, molto critico agli eventi e tutto quello che succede intorno a questa terra nel mondo. Infatti poi mi sembra che i due relatori hanno evidenziato e sottolineato abbastanza questi versi. Allora, prima di cedere il microfono, abbiamo già presentato dei libri, non so se l'onorevole Aloi è qui, però abbiamo presentato giorni fa un solo libro, non c'è? Ah, va bene, sì. E allora, Giuseppe, un piccolo, diciamo,
Adesso oppure facciamo intervenire il pubblico? Devo per forza prima ringraziare prima di tutto il Padre Eterno che non ha fatto piovere, ecco. Poi dopo, immediatamente dopo, Rosita, la dottoressa Borruto, questa con la quale c'è un'amicizia trentennale veramente. Io da ragazzo ho frequentato con piacere, ecco, il simposio, diciamo, che Rosita organizzava prima alla Libreria Cultura, in tanti posti, diciamo, ecco. E lì ho conosciuto delle belle persone come il professore Massimo Genua, al quale ho dedicato il libro. Sì, sì, e lì veramente... Sì, i disegni sono di Enzo Cicala, un pittore surrealista di Palmi. E qua ci sono molti bravi artisti e artiste, quindi sicuramente lo conosceranno. E poi volevo ringraziare il professore Giovanni De Girolamo, che conosco da diversi anni, e quindi conoscendo proprio la sua preparazione e il suo amore per la poesia, sia anche del Comitato Scientifico del CIS, e ho pensato subito di chiedergli un intervento, ecco, inserirlo in questa idea di vederci un po' insieme. Poi il professore Francesco Idot, che ho saputo dall'editore Frank Arcidiego, che era entusiasta del mio libro, che gli era molto piaciuto, e quindi questo mi ha spinto anche per la stima che ho verso di lui come pensatore, scrittore, mi ha spinto, filosofo, mi ha spinto proprio a coinvolgerlo in questa manifestazione. Sì, e poi soprattutto ringrazio Rina Postorino Chirico, con la quale al pari di Rosita c'è una lunga amicizia, che c'era anche col professore Chirico, c'era una stima reciproca col professore, col quale ci divertivamo come ragazzi a esercitare le nostre critiche, anche molto un po' cattive, su certi personaggi realisti, su certi personaggi reggini. Ma lui, e lo stimolavamo proprio a intervenire a volte in pubblico per sentire le sue critiche inclementi. E poi gli attori del Teatro Calabria, ex attori del Teatro Calabria, preparati da Rina, che veramente sono stati molto bravi e sono persone di cultura, in quanto Maria Spoto insegna letteratura. E quindi Maurizio Barbuto e Fabrizio Maria Barbuto è giornalista di Libero e cura gli spettacoli e la cultura, e ho letto dei suoi interventi, è molto acuto, è molto, ha scritto anche, non sapevo, complimenti. E poi soprattutto ringrazio gli amici del pubblico, che sono arrivati numerosi. E malgrado ci fossero degli eventi in concomitanza e malgrado, diciamo, il tempo fosse un po' avverso. E poi, ultimo ma non ultimo, ringrazio l'amico Pasquale Lazzaro, che è giornalista di Telemerita e di RTV, che mi segue, questa è la seconda volta che presento qualcosa. E ormai, diciamo, mi affido a lui per le riprese, ecco, video, ecco, lo ringrazio molto perché è una persona molto acuta. Ora un accenno alle poesie e poi passiamo al pubblico se vuole intervenire.
l'eterogeneità delle poesie è dovuta al fatto che coprono un arco temporale molto vasto. Praticamente sono tutte le poesie che ho scritto, tranne due ultime che ho concepito dopo il libro. Quindi ci sono da prima le poesie intimiste e poi quelle che derivano dall'incontro con Franco Costabile, come voi sapete uno dei più grandi poeti calabresi e non solo. Di lui mi piace soprattutto la passione civile, mi piace l'amore per la Calabria, soprattutto, ecco, lui, se leggete La rosa nel bicchiere vi accorgerete, lui ha scritto l'epopea della Calabria dopo la Seconda Guerra Mondiale, parla della mafia, parla di tutti i suoi problemi, dell'emigrazione, ma lo fa in modo molto suggestivo, mischiando ermetismo e neorealismo. Ecco, le ultime poesie risentono proprio di questo incontro con Costabile. E niente, io penso appunto che poi vedrete che nel libro c'è anche molta storia, perché io sono convinto, dalle frequentazioni che ho avuto, dalle letture che ho fatto, che il cammino della Calabria si è interrotto purtroppo con l'unità d'Italia. E quindi, diciamo, non siamo noi stessi colpevoli del degrado attuale, della mancanza di lavoro. Cioè siamo stati espropriati, abbiamo subito un'ingiustizia. E di queste cose, ecco, scrivo anche delle poesie. Poi, certo, c'è chi lo condivide e chi no. E comunque volevo appunto ora ringraziare di nuovo per la vostra partecipazione e darvi la parola se qualcuno vuole intervenire. Grazie. Giove è stato clemente, perché se no dovevamo rinviare la serata. Quindi, e non ci sarebbe stato il professore De Girolamo, che il professore De Girolamo poi partirà per la Toscana per il suo liceo. Non so se l'ho detto, l'editore Franco Arcidiaco manda i suoi saluti, non può essere presente insieme alla moglie Antonella Cuzzagrea perché si trova in Sicilia, questo volevo dire. Ringrazio, mi ero dimenticato di una persona senza la quale, senza il cui apporto, veramente queste manifestazioni... Attenzione, si farebbero lo stesso. No, sarebbe difficile, arduo farlo, senza Stefano Fava, veramente, che lavora sempre silenziosamente, ecco, veramente merita veramente un ringraziamento. Io non conosco il computer, quindi non mi vergogno a dirlo. Quindi non conosco il computer, quindi tutto, diciamo, al computer passa lui al computer, quindi è altro. E allora, se qualcuno del pubblico vuole intervenire, prego, Antonietta. Io non ho letto, non ho avuto il piacere di leggere le poesie del poeta Gangemi, però ho potuto ascoltare le relazioni dei due relatori, quanto detto la dottoressa Borruto e l'altra amica Chirico. Compagna di viaggio, sì, siamo stati. Dunque, io sono rimasta entusiasta alla lettura di queste, all'ascolto delle relazioni, alla lettura delle poesie, veramente straordinarie, cariche di intensità e di forza emotiva. E dico che raggiungono forse l'apogeo di quanto chiede la nostra poesia. Si nota veramente un forte amore per la terra natale, un forte amore per la terra natale che è la Calabria e tutto il Reggio Calabria in particolare. Ma c'è un particolare che mi ha colpito ancora di più,
che è forse la cosa più bella di questa poesia, che non ci aspetteremmo di trovare in un omone così alto, così un gigante buono. Appunto, è questo senso della purezza, che c'è questa ricerca grande, forte, generosa della purezza che è nella sua volontà, nella ricerca, la purezza che è nelle condizioni della vita sociale, la purezza nei rapporti umani con i genitori, con tutte le persone che stanno vicine, quella purezza veramente che è il sogno di tutti gli uomini, che ci consente di essere liberi. Complimenti. Allora, qualcuno? Nessuno vuole intervenire? Leggete il libro, dice il professor Ridotta, leggete il libro. E allora? Sì, prego. Facciamo leggere altre due poesie. Va bene. La sera. Sento che la pagina rimarrà bianca. È troppo bella la musica della strada. Oscura la mia mente stasera, per perdermi in una foresta di simboli, per spezzare la magia del reale. Non avrò spazio per lo spazio, tempo per il tempo in questo foglio stasera. Anche tu, non cercare di svelare il segreto della tua anima davanti a un foglio, la sera. Ho spento il computer. Ho spento il computer e la televisione. Ho detto vaffanculo al mondo. Ora, nel giardino zen dei miei pensieri c'è posto solo per l'amore. Ma non l'amore chiuso tra quattro mura delle persone comuni o quello egoista dei poeti, ma l'amore universale di Gesù, quello innocente e senza misura di un bambino. So che passerà e tornerò ad ascoltare i discorsi inutili e patetici dei cercatori di gloria, le veline dei telegiornali che parlano di guerre umanitarie. Mi immergerò nella stupidità di questo nuovo medioevo per non pensare o per sentirmi migliore. Poi si affaccerà di nuovo la coscienza che mi esorterà a voltare pagina, a vincere l'abitudine e la noia, a lottare per un mondo diverso. La mia vita scorre così, a fasi alterne, nell'incapacità di decidere, con questo cuore troppo cantastorie. Come voglio dire il pensiero di Latta. Mi sembra che la costante, il tema fondamentale della serata è la liturgia della parola, cioè la parola che cerca di resuscitare, di evocare un passato. Cioè un grande poeta come Giorgio Caprone diceva la ressa missa, la cosa dimenticata. Ecco, la poesia, a differenza, la poesia, l'arte in generale, ovviamente non ha un oggetto ben definito, come le interpretazioni che avete ascoltato possono denotare. Cioè, la poesia ha un oggetto poliedrico e quindi non si può in maniera univoca interpretarla. Quindi questa ressa missa, questa cosa dimenticata, è una cosa ovviamente polisemica, chi ne ha più ne metta. Potrebbe essere, cioè io non voglio andare nelle mente semantici sulla psicoanalisi, il giardino, le madri, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa dimenticata, la Calabria, insomma, l'archetipo e tutto il resto. Ecco, perché per concludere volevo leggere la poesia già letta dall'attrice, che mi sembra quella più sintetica del testo. Insomma, ve la leggo, cerco di dire, io l'ho individuata come la poesia dell'horror wafi, insomma, della dialettica che si viene a stabilire tra una realtà
è una immaginazione, cioè una contraddizione più che una dialettica, perché è una dialettica senza soluzione, una dialettica senza agnizione, si direbbe. Ve la leggo, perché qui sono enucleati tutti gli elementi, sia semantici che stilistici, di Giuseppe. Sento che la pagina bianca rimarrà bianca. È troppo bella la musica della strada, oscura la mia mente stasera. Vedete, la commento, ora non avete il testo sott'occhio perché la poesia andrebbe anche guardata, vista, è tutta giocata appunto su questo vortice dell'enjambement. Sento la pagina bianca sono state biblioteche di scritti sulla pagina bianca, sull'impossibilità di scrivere, dal simbolismo in giù, da Mallarmé, l'horror vacui, la paura dello scrivere, no? Sento che la pagina rimarrà bianca tra la scrittura e la realtà che viene dall'esterno, sempre questo limite interno-esterno, scrittura, parola, luogo, realtà. La parola che cerca di cogliere, aderire alla realtà, ma a volte ovviamente va per una tangente diversa, oscura. La mia mente stasera, per perdermi in una foresta di simboli, una foresta di simboli ovviamente l'ha copiato da Baudelaire, insomma, no? Foresta di simboli, il simbolo è Baudelaire. La foresta di simboli però ovviamente assume più un significato completamente diverso, cioè è la impossibilità della parola in questa realtà di cogliere la realtà, quindi la contraddizione, lo iato che vi dicevo prima, che si viene a stabilire tra realtà, la deiezione, no, chiamavo, il rifiuto, no, questo sguardo laterale esilico che ha Giuseppe, per spezzare la magia del reale, quindi la parola che tenta di cogliere il reale. Il reale è bello, è fuori, però la poesia è dentro, quindi la conflittualità tra l'intimo e la realtà, uscire all'esterno o rimanere nella propria camera. Non avrò spazio per lo spazio, tempo per il tempo. Ora, come diceva il mio collega, insomma, c'è questo senso del cronotopo. Il cronotopo è l'unione dello spazio e del tempo, no? Che nel testo viene continuamente evocato, cioè il confine, quello di stabilire uno spazio che non solo nell'attualità, insomma, filosofica, non è più collocabile, ma soprattutto nella nostra realtà, no? C'è uno spazio, un logos, insomma, di convivenza, di civiltà, eccetera, insomma, anche questo senso critico non è una poesia solo idillica, è tagliente, è efficace anche dal punto di vista della denuncia sociale. Non avrò spazio per lo spazio, tempo per il tempo, in questo foglio, la pagina bianca, il foglio, stasera, reitera, stasera va a capo anche in enjambement. Anche tu non cercare di svelare il segreto della tua anima davanti a un foglio la sera. Ecco, il referente del tu, che si diceva un tu assente, e chi ne ha più ne metta anche qui, cos'è questo tu? È metafisico, è reale, è immaginario, eccetera. Insomma, sicché il Monsignore forse vorrebbe dare un senso a questo tu. Un senso ontologico, suppongo. Avrei preferito non parlare rispetto alle vostre eccellenti, diciamo, interpretazioni. Io soltanto un suggerimento da un altro poeta, di Mario De Andrade, poeta brasiliano, che è questo tu che va riempito, la mia anima affretta, ho contato i miei anni, ho scoperto che ho meno tempo per vivere da qui in poi rispetto a quello che ho vissuto fino ad ora. Mi sento come quel bambino che ha vinto un pacchetto di dolci, i primi li ha mangiati con piacere,
ma quando ho compreso che ne erano rimasti pochi ho cominciato a gustarli intensamente. Non ho più tempo per riunioni interminabili dove vengono discussi statuti, regole, procedure, regolamenti interni, sapendo che nulla sarà raggiunto. Non ho più tempo per sostenere le parole e le persone assurde che nonostante la loro età cronologica non sono cresciute. Ecco, allora questo è Giuseppe. Il mio tempo è troppo breve, voglio l'essenza, la mia anima affretta. Non ho più dolci nel pacchetto. Ecco, è un piccolo spaccato, diciamo, anche da parte mia, soprattutto per raggiungere un orizzonte religioso, perché è vero che lui lo ha lambito questo limite religioso, sacrale, ma il professore certamente di Girolamo l'ha attraversato di gran lunga parlando della liturgia, dell'Hic et Nunc, che sono frasi che atteggiano proprio all'Eucaristia, quindi i momenti più intensi della nostra vita di cristiani. La mamma di Giuseppe è una donna di grande fede, io l'ho conosciuta, è originaria di Armo, un paese religiosissimo, quindi certamente l'ha influenzato. Adesso si tratta di raggiungere questa meta dell'anima. Dobbiamo tutti noi andare verso l'anima, quindi riempiamola. Il mio contributo ovviamente da sacerdote, perché se no non l'avrei neppure dato, per dire a tutti quanti veramente raggiungiamo questo tu che Dio ci vuole dare, questo abbraccio. Grazie, signore Moravi. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Francesco. Qualcuno vuole fare qualche domanda al poeta? Dov'è? Di qua, in fondo non vi vedo, diceva Papa Giovanni Paolo II. Non vi vedo in fondo, però mi potete sentire. Sì, grazie. Allora, io volevo fare un paio di considerazioni. Intanto ho letto, diciamo in parte, o per gran parte ho letto il libro. D'accordo sulla spaziosità dei temi trattati dalle poesie del poeta Gangemi, che diciamo spaziano sia sotto il profilo esistenziale sia sotto il profilo sociale e anche sottolineando anche un elemento di prospettiva politica di cambiamento di questa società e di questo mondo un po' ingiusto. Io facevo anche una considerazione, mi è venuta in mente un'opera di Pierpaolo Pasolini, L'insensata modernità. Il professore Di Girolamo parlava del giardino, delle rose ai cancelli, e nell'opera di Pasolini si rammaricava che la modernità aveva ucciso le lucciole che erano, diciamo, elementi di contorno della natura, improduttivi, ma che davano il senso dei rapporti sociali, l'uomo e la natura. E vedo anche nella poesia di Gangemi questa nostalgia del passato, dell'infanzia, dell'ambiente, diciamo in modo particolare nella sua gallina, in quanto magari si è cresciuto lì, Armo di gallina, e quindi c'è questa relazione tra Pasolini e Gangemi. E poi volevo dire anche questo: lui ha in una poesia, adesso non ricordo il titolo, però citava alcuni intellettuali calabresi che hanno dato un po', per quello che hanno potuto, una mano alla Calabria. Non per nulla lui sottolinea in alcune poesie la distruzione della Calabria, la bellezza della Calabria che i calabresi devono cercare con un impegno politico, sociale, culturale, di dare un rilancio ed una prospettiva, cioè recuperare tutto quello che si è perduto o che ci è stato sottratto. Ma questo non può essere un elemento di abbassamento
dello spirito e della passione per la per un impegno, diciamo così, di cambiamento della società. E poi anche questo elemento di, come dire, di impegno, mi viene in mente sempre Pasolini, quando Pasolini, sempre nell'opera che dicevo prima, parla di un impegno quotidiano e sosteneva questo: io mi impegno perché intanto il mondo è nato così e io mi impegno quotidianamente affinché il mondo non peggiori. E credo che la poesia di Gangemi abbia questo messaggio, ci dà questo messaggio per un impegno sociale e culturale. Grazie. Vuoi dire qualcosa? No, credo che abbiamo detto tutto. Niente. Ah sì, mia madre oggi era stanca, voleva venire, ma abbiamo avuto un piccolo incidente, si sono perse le chiavi di casa, quindi abbiamo cercato. Sì. Mia madre, sì, è vero, è molto religiosa, discende da un luogo diciamo di eremitaggio che è Armo, dove c'è stato Sant'Arsenio, Sant'Elia, si testimonia un po' il periodo bizantino che ha attraversato la Calabria. E ho scritto anche qualche poesia, ecco, dedicata a mia madre, ma in un'altra occasione poi la... non sono tanto bravo, facciamola leggere agli attori, facciamola leggere. Sì. E poi concludiamo così. No. Perdonate, non l'ho ancora letta, perciò può darsi che non do l'intonazione giusta. Madre, roccia spromontana, ulivo maestoso e solitario, ago magnetico e rifugio sicuro. Il tuo coraggio e la tua tenacia scavano montagne, tracciano strade nel deserto, danno linfa al mio avvenire. Hai attraversato indenne mille tempeste, hai portato nella città la saggezza ascoltata nei campi da tua nonna, che ti ha insegnato a coltivare il baco, a tessere, a raccogliere i frutti e a riempire la cesta con orgoglio. Disprezzi chi ti sta con le mani in mano, ripeti spesso quel passo della Bibbia dove è scritto: mangerai il pane col sudore della tua fronte. E l'esortazione evangelica di un vecchio monaco: siate semplici come colombe e astuti come serpenti. Quando verrà la morte, non voglio attenderla in una stanza d'ospedale, intubato e con la maschera dell'ossigeno sul viso. Non mi piacerebbe neanche essere colto di sorpresa mentre dormo o faccio la spesa. Vorrei essere a casa mia e avere la forza di dire: avanti, si accomodi pure. Farle preparare un bel caffè o offrirle del liquore. Se il caffè l'ha preso altrove, e poi pregarla se può attendere qualche minuto prima di portarmi con sé, il tempo per chiedere ancora una volta perdono, per abbracciare tante il mondo e rimpiangere di aver capito tardi che il male non esiste, che siamo noi che ce lo portiamo dentro, il tempo di rivolgere un pensiero ai giovani. Con la speranza che coltivino il dubbio e le sane ambizioni e che facciano tesoro degli errori commessi, che abbiano cura del corpo e dell'anima e che non rinuncino per nessun motivo alla dignità, che siano consapevoli che i grandi non sono quelli citati dai libri di storia che fanno massacrare la gente per sentirsi importanti, ma chi, cercando la pace in se stesso, non pretende nulla dagli altri e quando uno straniero bussa alla sua porta lo riceve con un sorriso e gli offre da bere, senza chiedergli come si chiama.
bella. Bravi. E allora, prima di concludere, diamo qualche comunicazione culturale, perché mercoledì saremo qui con Quattro Passi nel Mondo Antico, i culti misterici della Roma imperiale nel primo secolo dopo Cristo, con la professoressa che introduce, la professoressa Maria Quattrone, relatore il professor Nicola Catalano, già dirigente, MIUR, ecco così. Giovedì invece saremo alla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Si ringrazia sempre il dottore Carmelo Malacrino, e tengo a sottolineare anche che ho assistito all'apertura, che l'acqua è entrata dai marciapiedi di fuori. Perché? Perché chi ha restaurato, quando è stato restaurato, ha tolto il vetro che c'era e ha messo le grate. E quindi io ho visto togliere l'acqua, e abbiamo veramente un direttore eccezionale, un direttore del museo eccezionale, veramente molto operativo, creativo, che ha reso il museo proprio alla città, e non solo alla città, a tutti i turisti, tutti coloro che hanno visitato il museo, che ho invitato gente da fuori, detto che è veramente un museo d'eccellenza, e questo grazie al direttore e a tutto lo staff del museo. E quindi saremo là con la professoressa, giorno 30 con il professore Amato, terzo incontro tra eccellenze identitarie, il bergamotto di Reggio Calabria, il bergamotto di Reggio Calabria, perché ecco, e i bronzi di Riace. Poi c'è la degustazione anche del gelato al bergamotto e altro del, come si chiama? Cesare, là. Non è giorno 30? L'APA, ecco, chiedo venia. E il messo si conclude con un omaggio, ecco, con un omaggio al professore emerito di storia della filosofia, Girolamo Cotroneo, una tavola rotonda di filosofia, quindi Marx 200 anni dopo, ricorre il bicentenario quest'anno, quindi. E avremo la professoressa Paola Radice Colace, che è anche il nostro presidente onorario, direttore scientifico del CIS, coordinato di filologia classica Università di Messina, e che modererà la tavola rotonda. Ci sarà il professore che è stato un allievo di Cotroneo, che ora è ordinario, e quindi il professore Giambillo, che è ordinario di storia della filosofia del dipartimento, eccetera eccetera, e poi il procuratore Ottavio Sferlazza, procuratore di Palma, che è un appassionato di filosofia. Quindi concludiamo il mese, poi avremo altre due manifestazioni per il mese di settembre, per i primi giorni di settembre. Io desidero ringraziare per questa serata al Giuseppe Gangemi e alla sua poesia Parole del Sud. Ringrazio i due relatori, torna presto, ancora deve partire il professor De Girolamo, però sabato già è in udienza, quindi deve rientrare, e quindi sì, tornerà a casa, sì. Il professor De Girolamo, grazie, e grazie al professor Francesco Idotta, alle splendide voci qua del Fabrizio Maria Barbuto, che è Maria Spoto. Quindi grazie a tutti voi, vi ho ringraziato prima, ancora telemerito, dottore Pasquale Lazzaro, quindi chi si vuole vedere si può vedere quando ce lo dirà, qua Stefano Fava, Giuseppe Nocita, ciao, e Maria Antonietta Goicolè. Grazie a tutti voi.
e a mercoledì. A mercoledì. Grazie, grazie a tutti.